Se soffri di ansia, se soffri di attacchi di panico, se soffri di insonnia, probabilmente anche tu avrai sentito parlare di diazepam o con il nome più conosciuto di Valium. Questo farmaco, scoperto negli anni 60, ha sostituito i barbiturici proprio perché ha un'efficacia contro l'ansia ma pochi effetti collaterali. Pochi effetti collaterali gravi, perché poi andremo a vedere che in realtà ha tanti piccoli effetti indesiderati che non sono tanto piacevoli per chi li prende. In questo video andiamo a vedere insieme come funziona il diazepam, che effetti ha sul tuo sistema nervoso, quando prenderlo, quando è consigliato e quando invece è meglio smettere di prenderlo o direttamente non prenderlo mai. Alma Fisio, curare, non trattare. Il diazepam è un farmaco che rientra nella lista delle benzodiazepine, che sono dei farmaci ansiolitici che deprimono il sistema nervoso. Ansiolitico significa che riduce gli stati di ansia. È anche un sedativo, ovvero che calma il sistema nervoso. E ha anche effetti ipnotici, che non significa che rimarrai ipnotizzato, ma che semplicemente può indurre un sonno anche quando fai fatica ad addormentarti. Per questo motivo, questo farmaco è consigliato o comunque è prescritto in tutte le persone che hanno problemi di ansia, di attacchi di panico, che fanno fatica a dormire o che comunque sono sempre tanto nervose. E in effetti ultimamente viene prescritto anche per chi ha dolori cronici e contratture costanti ai muscoli, proprio perché per il fatto che abbassa i livelli del sistema nervoso potresti avere anche dei benefici a livello muscolare, sentendoti più rilassato e soffrendo di meno di crampi e contratture. Il diazepam, conosciuto appunto con il nome di Valium, è una benzodiazepina. Forse anche tu ti stai chiedendo se quel farmaco che ti ha dato il medico è una benzodiazepina. Andiamo allora a vedere come puoi sapere se effettivamente stai prendendo questo tipo di farmaco oppure no. C'è una caratteristica comune che, se vai a guardare il nome del farmaco, il principio attivo, ti dirà se è o no una benzodiazepina. Normalmente a metà del loro nome c'è la parola ze o zo, e alla fine normalmente questi tipi di farmaci, i principi attivi, finiscono con pan o con pam. Lo vediamo appunto col diazepam, in cui c'è la ze qua in mezzo e la pam finale, ma è verissimo anche in altri tipi di farmaci, appunto di tutte le benzodiazepine. C'è l'alprazolam, che è conosciuto con il nome di Xanax, il lorazepam, che è l'ativan, il clonazepam, che è il clonopin, il temazepam, che è il restoril, il diazepam, che è il valium appunto, e il midazolam, che è il versed. Come funziona questo farmaco? Che effetti hanno le benzodiazepine sul tuo organismo? Questi farmaci agiscono proprio sul sistema nervoso. Devi sapere che il modo che hanno le tue cellule nervose per comunicare è attraverso dei neurotrasmettitori. Questa è una cellula nervosa che manda un impulso e per comunicare con la cellula nervosa susseguente immette nello spazio tra una cellula e l'altra dei neurotrasmettitori che passano alla cellula successiva e trasmettono l'impulso nervoso. Se andiamo a vedere in dettaglio cosa succede all'interno di questo canale tra un passaggio tra un neurone e un altro, troviamo appunto che ci sono dei canali chiamati GABA-A in cui il neurotrasmettitore GABA agisce per depolarizzare la cellula. Depolarizzare la cellula significa inibirla, significa non permettersi di attivarsi. Cosa intendo dire? Ogni cellula ha un potenziale di azione. Significa che è caricata elettricamente in modo negativo. Se però al suo interno entrano degli ioni positivi, questa cellula si depolarizza, raggiungendo una soglia che permette poi all'impulso di passare avanti. Per cui abbiamo la cellula che è negativa. Quando si aprono certi canali, entrano degli ioni positivi che depolarizzano la cellula e mandano l'impulso. Tipicamente la cellula a riposo a meno 70 mV,
quando entrano gli ioni e raggiungono una soglia di meno 55, questa soglia permette poi ad altri canali di aprirsi ed appunto trasmettere potentemente tutto l'impulso che passa da una cellula all'altra proprio saltando in maniera velocissima, esattamente come la corrente del cavo che hai in casa. È proprio a questo livello che agiscono le benzodiazepine, perché in questo sistema di eccitabilità tra un neurone e l'altro ci sono anche dei freni, ci sono anche altri neuroni che immettono il GABA e inibiscono la cellula, fanno entrare dentro la cellula delle sostanze negative per continuarla a tenerla depolarizzata. Le benzodiazepine facilitano l'apertura dei canali del cloro, che è una sostanza negativa, che è una carica negativa che entrando nella cellula la tiene depolarizzata. Per questo motivo, una volta presa questa sostanza, ti sentirai più calmo, ti sentirai sedato, avrai anche più facilità nell'addormentarti. Proprio perché tantissimi di questi recettori GABA che depolarizzano la cellula, che la fanno calmare e non le permettono di partire, di scatenarsi, di attivarsi, sono presenti all'interno del sistema limbico. Sistema limbico che è un sistema all'interno del tuo cervello che tipicamente gestisce le emozioni. Quando hai un attacco di panico, quando sei molto ansioso, inibire questo sistema, calmarlo, sedarlo, può aiutarti a non avere più queste conseguenze negative. Ed è per questo che i farmaci ansiolitici, come le benzodiazepine, sono ormai utilizzati da anni, anche perché non hanno grossi effetti collaterali da una parte e anche perché nei casi di sovradosaggio c'è un altro farmaco che può bilanciare l'effetto delle benzodiazepine. Il diazepam può essere somministrato in tantissimi modi. Potrebbero avertelo somministrato per via endovenosa prima di un intervento chirurgico, se magari sei troppo preoccupato. Potrebbe avertelo dato in pillole o magari come siringa da fare intramuscolare. A seconda del mezzo con cui è somministrato, ha un'azione rapidissima o un po' più lenta. Rapidissima come nel caso endovenoso, in cui agisce entro 1-3 minuti dalla somministrazione, mentre invece se è fatto intramuscolare normalmente agisce entro 45-60 minuti dopo. Il problema principale, se problema vogliamo chiamarlo, è che questo farmaco ha un'emivita molto lunga, ovvero rimane nel tuo organismo, proprio perché è assimilato nei grassi, tra le 50 e le 100 ore. Significa che se lo prendi adesso potresti avere gli effetti anche per 3-4 giorni successivi, proprio perché rimane nel tuo organismo e il tuo fegato e i tuoi reni ci mettono all'incirca 50-100 ore per eliminarlo completamente. Compresi i meccanismi con cui le benzodiazepine agiscono sul tuo sistema nervoso, è facile anche capire quali possono essere i potenziali effetti collaterali. Questi effetti collaterali che ti descriverò, che comunque per fortuna per questa categoria di farmaci sono molto molto rari. Potresti comunque, se ne abusi, se ne prendi in eccesso, se vai oltre le dosi consigliate dal medico, soffrire di queste problematiche. Depressione respiratoria. Ovvero significa far fatica a respirare. Il tuo sistema nervoso non è più in grado di aumentare i battiti cardiaci e le respirazioni. Per questo, se dovessi trovarti nella situazione in cui hai bisogno di più ossigeno, hai bisogno di aumentare la gittata polmonare per avere più nutrienti, più ossigeno e più energia nel tuo organismo, magari non potresti avere la capacità di farlo perché il tuo sistema nervoso è inibito dalle benzodiazepine. La stessa cosa può succedere al tuo sistema cardiovascolare. Potresti soffrire di bradicardia, ovvero di un battito cardiaco più rallentato, o di un vero e proprio collasso cardiovascolare. Evenienza questa molto rara, ma da tenere presente, proprio perché quando il cuore non riesce a battere sufficientemente, quando le arterie non riescono a restringersi, potresti soffrire di mancanza di ossigeno alle parti più importanti del tuo corpo, ovvero al cervello, e quindi avere un vero e proprio collasso, uno svenimento o una sincope, che è l'ultimo modo, l'ultimo sistema che può avere il tuo organismo per salvarsi da una lesione grave al cervello quando non gli arriva abbastanza ossigeno. Ma veniamo adesso ai sintomi indesiderati più comuni. Quei disturbi di cui potresti soffrire già adesso,
e che non ti rendi conto che sono conseguenza proprio di questo farmaco. Tieni presente, come ti dicevo prima, che ha un'emivita di almeno 4 giorni e quindi tu potresti soffrire di questi disturbi anche se hai smesso di utilizzarlo qualche giorno fa. Come potrai aver capito dalle spiegazioni qui dietro e come capisce un medico ogni volta che studia la fisiologia del corpo umano, il nostro sistema è un sistema molto molto complesso. Ha un modo per attivarsi, ha un modo per inibirsi, ha dei circuiti di tampone per non esagerare da una parte ma neanche dall'altra. Sono tutti dei calcoli precisi che il tuo corpo ha potuto sviluppare nei miliardi di anni di evoluzione e che ti portano poi a essere perfetto, a saper reagire adeguatamente in tutte le situazioni. Quando però arriva l'uomo e vuole giocare, vuole interferire, vuole cercare di darti una risposta facile a dei problemi seri come l'ansia o l'insonnia, quello che facciamo è spesso trovare dei piccoli benefici temporanei ma portarci poi a tanti problemi a lungo termine. E questi problemi oggi li hanno un sacco di persone come conseguenza degli ansiolitici, come conseguenza delle benzodiazepine. Il primo dei sintomi negativi di questi farmaci, quello più chiaro, è la sedazione, l'apatia. Abbiamo detto prima, la maggior parte dei recettori GABA è proprio all'interno del sistema limbico, che è il sistema nervoso deputato alle emozioni. Certamente è giusto evitare un eccesso d'ansia, un attacco di panico, anche una situazione di rabbia molto forte. Ma eliminando questi tipi di situazioni, stai eliminando però anche tutte le altre emozioni, quelle positive, la gioia, l'allegria, la felicità. Una volta che prendi le benzodiazepine, finirai per essere apatico, senza emozioni. Non avrai le emozioni negative, che vuoi tanto limitare, non avrai però neanche quelle positive. Ti potresti anche sentire sempre stanco, affaticato, farai fatica a muoverti. Ancora una volta, l'inibizione del sistema nervoso agisce anche a livello muscolare. Gli impulsi che normalmente mandi dal cervello ai muscoli arrivano più lentamente, sono inibiti. E quindi fai fatica a muoverti, ti senti sempre stanco. E come conseguenza, specialmente negli anziani, aumenta anche il rischio di cadute e di perdita di equilibrio. Magari hai preso le benzodiazepine per ansia. Qualche mese dopo però ti ritrovi in ospedale con una frattura del collo del femore perché sei caduto o caduta mentre ti svegliavi di notte, non ti sei reso conto che non hai dei buoni riflessi, che la tua pressione è sempre troppo bassa e questa caduta dell'ospedale non la riconduci al fatto di aver preso le benzodiazepine o il diazepam, ma pensi che sia dovuta all'età. Gli effetti di questi farmaci si sentiranno anche sul tuo sistema riproduttivo. Avrai una libido molto ridotta. Potresti soffrire da una parte o di incontinenza o di stitichezza. Incontinenza perché se si inibisce la capacità di attivare la tua vescica, potresti far fatica a trattenere la pipì che cadrà facilmente. Stitichezza perché se interrompiamo la funzione dell'intestino, se la calmiamo, potrebbe appunto fare fatica a muoversi, ad avere la peristalsi normale e portarti quindi a fare molta più fatica a digerire i cibi e soffrire quindi di stitichezza. Potresti soffrire di tremore, nausea, di irritazioni cutanee. Proprio perché quando andiamo ad agire sul sistema nervoso autonomo, agiamo su tutte quelle risposte automatiche che non sono sotto il nostro controllo volontario, ma che ci permettono di vivere in autonomia. Per finire, potresti andare incontro anche a depressione. Perché va bene essere rilassati un determinato momento della giornata, ma essere sempre rilassati, sempre depressi e inattivi, finirà poi per avere un'influenza diretta anche sui tuoi pensieri e sulle tue emozioni. Ancora una volta, in particolar modo nei farmaci, emergono tutte le limitazioni che ha l'influenza dell'uomo, l'interferenza esterna, sulla normale fisiologia del corpo, sul normale sviluppo della natura. L'uomo e le ditte farmaceutiche cercano di dare risposte facili a problemi complessi. Quando soffri d'ansia, quando soffri di insonnia, ci sono evidentemente dei problemi alla base molto più profondi. Potresti avere dei pensieri negativi, potresti vivere sempre nel passato o sempre nel futuro. I tuoi pensieri hanno un'influenza diretta anche sulle tue cellule e su tutti i meccanismi di reazione che queste comportano.
Ne ho parlato anche in un video, che se vuoi approfondire clicca qui in alto, un video molto interessante, che spiega come i tuoi pensieri hanno un'influenza diretta sul tuo organismo, sui tuoi muscoli, sulle tue cellule, sul tuo sistema digestivo, su tutta quella che è la parte fisica della tua persona. C'è una vera e propria somatizzazione, se vogliamo chiamarla così, anche se in realtà è un'influenza costante che tutti noi abbiamo, perché quello che pensiamo ha anche un riscontro diretto sul come ci muoviamo e come ci comportiamo. Se invece di capire questi meccanismi, se invece di affrontarli, se invece di andare a risolvere il problema alla base, cerchiamo una soluzione semplice che è attraverso un farmaco, va benissimo in determinate situazioni. Quando l'ansia è eccessiva, quando non c'è più un controllo sulla persona, va benissimo prenderli. Ma dobbiamo capire che è un modo per alterare dei meccanismi che sono molto complessi e di cui poi questa cosa ne avremo delle conseguenze. Abbiamo un beneficio temporaneo adesso per avere tante conseguenze negative successivamente. Ancora una volta, se il medico te l'ha consigliato perché ti vede troppo ansioso, perché capisce che se non dormi non recupererai più la tua salute, va benissimo ogni tanto avere un aiuto esterno. E forse questa calma che ti portano i farmaci, indotta dai farmaci, potrebbe effettivamente aprire un varco, uno spiraglio, per poi fare anche un percorso psicologico di miglioramento. Quando però invece abusiamo di questi farmaci, giocando un po' col sistema, giusto perché almeno stiamo un po' più calmi, abbiamo meno ansia e riusciamo a dormire qualche ora in più, finiamo poi per pagarne tantissimo le conseguenze. E le conseguenze, come puoi ben vedere, sono globali. Perché ovviamente il nostro corpo e il nostro cervello mette in moto questi meccanismi per un motivo specifico. Ci sono situazioni in cui va bene stare calmi e quindi è giusto, perfetto, che ci sia una sedazione, una calma, proprio magari prima di andare a dormire o prima di andare in bagno, ma ci sono tante altre situazioni in cui hai bisogno di essere attivo, di essere pronto e preparato. Effettivamente tanti di noi sono troppo attivi, troppo stressati, troppo sempre sul pezzo, ma questo non vuol dire che la soluzione sia prendere un farmaco che costantemente li inibisce, gli fa perdere ogni tipo di emozione, li fa diventare proprio dei vegetali. Se il tuo problema di ansia, di insonnia, di contratture muscolari è dovuto a esperienze passate, a qualcosa che lentamente si è costruito nel tempo, molto probabilmente quello di cui hai bisogno è un percorso che, sviluppato nel tempo, ti porti a modificare certi pensieri, certe abitudini, certi modi di fare che oggi ti portano invece ad essere sempre molto ansioso. Si può fare, come sei arrivato oggi ad essere molto ansioso, puoi comunque arrivare fra un domani a essere più tranquillo e più sereno. A livello pratico ci sono gli esercizi respiratori, che se vuoi approfondire ne ho già fatto un video, clicca qui in alto. Esercizi respiratori eccezionali, facili, che aiutano proprio a calmare il sistema nervoso. Puoi fare la meditazione, meditazione che ormai dovrebbe essere insegnata in tutte le scuole. È la base dell'autocontrollo e dell'autoconoscimento. Non solo sarai più calmo quando mediti, ma inizi anche a conoscere quali sono i tuoi pensieri, come mai hai iniziato a sviluppare certi pensieri e come il passato e il presente ti portano a comportarti in un certo modo invece che in un altro. Per finire, ovviamente anche l'alimentazione può avere un'influenza sulla tua ansia o sul tuo stato d'animo, perché certi cibi promuovono la produzione di alcuni neurotrasmettitori, come la serotonina, certi altri cibi invece aumentano il tuo nervosismo. Rifletti su queste cose. Fermati un attimo e pensa a ciò che abbiamo approfondito in questo video. Hai bisogno di un cambiamento profondo che riguarda il tuo stile di vita, il tuo modo di pensare, il tuo modo di essere. Se riuscirai a fare un percorso sano, e ci sono tante possibilità oggi, vedrai che uscirai da questo problema definitivamente. Se invece vuoi avere un rimedio immediato e senza fare sforzo, perfetto, ci sono i farmaci. Ma sappi che alla lunga ti porteranno più problemi di quelli che volevano risolvere. Metti un pollice in su, iscriviti al canale, noi ci vediamo domani con un altro video, ciao e grazie!